Leggi di Hopkinson, quando oggi parliamo di leggi di Hopkinson, che sono in pratica le leggi che regolano l'evoluzione dei circuiti magnetici. Quindi studieremo delle metodologie che ci permettono di affrontare lo studio di un qualsiasi circuito magnetico in maniera sistematica. Potete poi applicarle anche ai semplici circuiti magnetici che abbiamo analizzato ieri. Allora, da cosa partiamo? Allora, abbiamo visto ieri che un circuito magnetico è una struttura fatta di materiale ferromagnetico in grado di incanalare il flusso come un tubo di flusso, no? Tutte le cose che ieri abbiamo discusso in grado. Allora, consideriamo un generico tratto di questo tubo di flusso, quindi questo che vi ho disegnato alla lavagna è un pezzo di materiale ferromagnetico che fa parte di un circuito magnetico più ampio. Come avete visto anche all'oggetto che vi ho mostrato ieri, che ho perduto purtroppo, lo spessore di questi circuiti magnetici generalmente non è trascurabile rispetto alla loro lunghezza, ecco perché anche nel disegno io la presento in termini un po' più massicci che non per i fili, i quali veramente invece sono sottili. Allora, dico A questo punto, B questo punto, e questo è un materiale ferromagnetico con una certa permeabilità che supponiamo assegnata. Allora, poiché in questa situazione non abbiamo correnti, possiamo scrivere questa relazione, cioè che prendendo una linea chiusa gamma, l'integrale del campo elettrico su questa linea chiusa è pari a zero perché non c'è corrente da concatenare sostanzialmente. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire, come ben sappiamo, che l'integrale del campo magnetico in questo caso su due qualsiasi linee è uguale a patto che i punti di inizio e di fine siano gli stessi. In altri termini, se io considero questa linea esterna, gamma esterno primo, e un'altra linea, gamma esterno secondo, anzi facciamo gamma esterno e gamma esterno primo, chiamiamole così, gamma esterno me la tengo anche per dopo. L'integrale su gamma esterno di h scalar t da l risulta uguale all'integrale su gamma esterno primo di h scalar t da l. Questo perché scegliendo una linea chiusa pari a gamma esterno unione meno gamma esterno primo, applicando questa legge a questa linea, si trova immediatamente questa relazione, no? L'abbiamo fatto tante volte sul campo magnetico, in questa situazione particolare vale altrettanto. Bene, questa quantità, questo integrale del campo magnetico su una linea esterna che non dipende dalla linea scelta si chiama tensione magnetica, la chiamo T a B, fra i punti A e B. Quindi è in qualche modo una quantità analoga alla tensione elettrica, che vi ricordate essere l'integrale del campo elettrico su una linea. Qui facciamo l'integrale del campo magnetico su una linea, troviamo una quantità che chiamiamo tensione magnetica. Va bene. Allora, poiché qui non ci sono correnti in gioco, questa tensione magnetica, definita come l'integrale su questa linea esterna, è uguale anche all'integrale su una linea interna che corre lungo l'asse della struttura. Quindi T a B sarà anche uguale all'integrale su gamma I di H scalar T da L. Lo stesso motivo, no? Chiaramente basta scegliere una linea chiusa fatta da gamma I unione meno gamma esterno per trovare immediatamente quella proprietà. Stiamo dicendo sempre la stessa cosa. Questa tensione magnetica non dipende dalla linea scelta in assenza di correnti, che quindi il che rende quindi conservativo il campo magnetico. Va bene.
D'accordo? Procediamo. Poiché gamma con I si sviluppa all'interno del materiale ferromagnetico, noi sappiamo che il campo magnetico si può esprimere in termini di induzione magnetica in questi termini. D'accordo? Va bene. Adesso quello che facciamo è considerare la sezione di questo pezzo di materiale ferromagnetico S orientato alla sua normale, per esempio in questa direzione. Poiché questo pezzo di materiale ferromagnetico si suppone parte di un tubo di flusso, per il flusso, qualunque sia la sezione che io scelgo, il flusso magnetico Φ sarà sempre lo stesso. Integrale su S B scalare n da S. Φ è il flusso magnetico a una generica sezione di questo tratto di tubo di flusso, d'accordo? Nelle stesse ipotesi che abbiamo utilizzato ieri, ossia di supporre uniforme il campo B sulla sezione del tubo di flusso, possiamo immaginare di considerare questa quantità B scalare n costante e portarla fuori dal segno di integrale, che quindi diventa semplicemente integrando costante per l'area su cui sviluppo, su cui svolgo l'integrale. Benissimo. Beh, in questa uguaglianza posso far comparire quella quantità, perché l'integrale in questione può scriversi anche in questo modo a causa del fatto che il versore tangente alla linea gamma con I e il versore normale alla superficie S coincidono a patto di scegliere gamma I lungo l'asse della struttura ed S come sezione ortogonale, no? Come abbiamo fatto varie volte in questo corso. Quindi coincidono, al posto di T ci metto M e al posto di B scalare N ci metto Φ diviso S, no? Quindi integrale su gamma I Φ diviso S in del, e c'è anche la permeabilità che non ho dimenticato. Ora, il flusso Φ è costante lungo tutti i punti di gamma con I, per il motivo che questo è un tubo di flusso, come abbiamo già commentato. Supponiamo costante anche la quantità μ, la permeabilità al mezzo, e la sezione S, quindi immaginiamo che questo pezzo abbia la stessa sezione in tutti i punti. Possiamo tirar fuori tutto dall'integrale e ottenere Φ diviso μ per S per la lunghezza L, chiamiamola LAB, per ricordarci che è la lunghezza del tratto AB, sarebbe la lunghezza di gamma con I, no? Vediamo LAB è la lunghezza, è la distanza che separa A e B lungo l'asse della struttura. D'accordo? Quindi troviamo, questo qui magari, TAB uguale una certa quantità R, che chiamo riluttanza, già l'abbiamo incontrata ieri questa quantità, per Φ, dove la quantità R è definita come il rapporto fra la tensione magnetica ai capi della struttura diviso il flusso. Quindi la riluttanza di un tratto di tubo di flusso, un tratto di circuito magnetico, è definita come il rapporto fra la tensione magnetica ai capi che sto considerando e il flusso circolante di questo tratto di tubo di flusso considerato. E in questo caso particolare, in questa geometria particolare, il risultato chiaramente è LAB diviso B per S. D'accordo? Quindi questa è una prima relazione che troviamo fra tensione e flusso tramite la riluttanza e di proporzionalità. Abbiamo visto ieri che in un circuito magnetico, oltre a esserci questi tratti di materiale ferromagnetico, ci possono essere anche i cosiddetti traferri, cioè quelle interruzioni piccole del circuito magnetico che servono a poter in qualche modo accedere ad una regione di spazio in cui sia presente un campo magnetico. Allora, cosa succede in questo caso? Mai lo faccio dall'altra lavagna. Allora, in questo caso ho una situazione di questo tipo.
diciamo delta l'ampiezza del traferro. Questa è ancora A, questa è ancora B. Delta è molto minore di LAB, delta è molto minore di LAB. LAB è la distanza, abbiamo detto, tra A e B. Allora, tutto quanto quello che abbiamo detto vale esattamente allo stesso modo anche in questa situazione. Cioè, se io considero una linea gamma I di questo tipo, che unisce A e B all'interno, io potrò scrivere in maniera perfettamente analoga a prima, ripetere nel ragionamento, che T a B, la tensione magnetica fra A e B, è uguale all'integrale su gamma I H squadra T per L. La cosa che adesso compare in questa situazione è il fatto che gamma con I si sviluppa parte nel ferro e parte nell'aria, perché c'è questo trattino di traferro in aria. Quindi abbiamo l'integrale su gamma con I, diciamo ferro, tratto in ferro, di H scala T di L, più l'integrale su gamma con I aria, lo chiamo così, gamma con I A, di H scala T di L. D'accordo? Allora, su ciascuno di questi pezzi, faccio un altro passaggio e poi dopo. Allora, quando io considero il tratto in ferro, io posso dire che H è legato alla quantità B dalla stessa permeabilità che prima abbiamo visto. Viceversa, nel tratto in aria, il legame che c'è è tramite la permeabilità dell'aria, che è praticamente quella del vuoto, che chiamo mi con zero. Ora, su ciascuno di questi due pezzi che ho qui identificato, posso ripetere lo stesso ragionamento fatto prima, lo stesso identico, no? Per far comparire il flusso, eccetera. Che cosa succederà? Questo primo pezzo sarà pari a una riluttanza del tratto in ferro per il flusso phi, dove la riluttanza del tratto in ferro sarà pari a LAB diviso mi per S. Dovrei scrivere qua LAB meno delta, perché la lunghezza del tratto in ferro è LAB meno delta. Poiché delta è molto piccolo, suppongo di poterlo trascurare rispetto a vogliamo scrivere tutto sommato, ci può stare LAB meno delta mi diviso S, ok? Invece il secondo pezzo, con ragionamento identico, potrà essere scritto come la riluttanza del tratto di traferro R0 per il flusso φ, che è sempre lo stesso perché la struttura è sempre un tubo di flusso, dove la riluttanza del tratto in traferro è pari a delta diviso mi con 0 per S. Chiaro? Su ciascuno dei pezzi ho ripetuto esattamente lo stesso ragionamento fatto, no? Quindi, chiaramente trovo questo. Quello che osservo è che, questo chiaramente lo posso scrivere anche così, no? Chiaramente. Quindi ricado nel caso precedente a patto di considerare una riluttanza complessiva pari alla somma della riluttanza del tratto in ferro più la riluttanza del traferro. Questo sto dicendo, no? Cerchiamo di capire quali di questi due termini prevale. In generale non possiamo dirlo, perché è vero che la lunghezza del tratto in ferro è molto maggiore della lunghezza del traferro, quindi il numeratore di questo è molto maggiore del numeratore di questo. Però è anche vero che anche il denominatore di questo è molto maggiore del denominatore di questo, perché il mi è molto maggiore di mi con zero. Quindi non è detto a priori chi può prevalere dei due. In realtà, molto spesso, nella gran parte dei casi, quello che prevale è il termine di riluttanza del traferro, perché normalmente la permeabilità del ferro è molto maggiore della permeabilità dell'aria, molto di più di quanto non sia la lunghezza al numeratore. Quindi normalmente è il termine R con 0 a prevalere.
pur essendo di tratto di lunghezza, il traferro di lunghezza molto più piccola, poiché la permeabilità è molto molto più piccola di quella del ferro, normalmente prevale in termini di riluttanza quella del traferro. Quindi spesso anche negli esercizi che ci troveremo a fare, che magari potete affrontare anche durante il compito di elettrotecnica, spesso vi si dirà, vi si suggerirà di trascurare la riluttanza dei tratti in ferro, perché appunto prevale nettamente quella del traferro. Va bene. Ok. Tuttavia, non è questo l'unico ingrediente, non sono questi due gli unici ingredienti di un circuito magnetico. Perché vi ricordate ieri, quando abbiamo studiato quelle semplici geometrie, oltre a esserci tratti in questione che già abbiamo analizzato, c'erano anche dei tratti del circuito magnetico su cui venivano a volte delle spine, un solenoide, cosa che al momento non abbiamo ancora trattato, come vedete. Allora, facciamo adesso questo calcolo. Magari, vabbè, provo a farlo qui, mi metto qui, vediamo se ce la faccio a farlo qua. Allora. Anzi, magari cancello questo, tanto. E questo lo posso cancellare, che ormai l'abbiamo detto e l'abbiamo capito. Allora, solenoide con n spire avvolto con questo riferimento attorno a questo tratto del circuito magnetico. Allora, che cosa posso dire? Allora, io definisco, abbiamo detto, la tensione magnetica come l'integrale su una qualsiasi linea esterna. Allora, poiché io suppongo le spire molto molto avvolte molto molto strettamente attorno al circuito magnetico, qualunque sia la linea esterna che io prendo, quindi questa o questa, se io prendo la linea chiusa, l'unione di queste due, l'integrale del campo magnetico su questa linea chiusa è ancora zero, perché non concatena corrente quella linea chiusa. Quindi, a patto di considerare linee esterne, a patto di considerare il solenoide molto strettamente avvolto attorno al tratto di circuito magnetico, posso ancora definire la tensione magnetica come l'integrale su una qualsiasi linea esterna di H scalar T di M. D'accordo? Pare il ragionamento che si è fatto anche qui. Va bene. Quello che cambia adesso è cosa accade quando considero invece la linea interna, quella che prima, eccola, qui avevo chiamato gamma con I. Perché in questo caso, quando considero la linea chiusa, che chiamo gamma con C, pari a gamma con I unione meno gamma esterno, Che cosa cambia? Allora, scriverò che l'integrale su gamma C H scalar T L è uguale a gamma C. La corrente concatenata su gamma. Voglio capire come mi conviene orientare. No, facciamo così. Facciamo gamma esterno unione meno gamma con I. Sì, facciamo così, che è un pelino più semplice così. Quindi scegliamo quella linea chiusa, gamma esterno unione meno gamma con I.
Allora, dobbiamo quindi scrivere la relazione che adesso diventa questa. Li trovate? Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare il calcolo della corrente concatenata con gamma. Gamma C, scusate. Allora, quanto vale questa corrente? Allora, dobbiamo considerare una superficie che ha per orlo gamma con C, orientata con la regola a mano destra. Gamma con C è orientata così, la regola a mano destra dice che quindi la normale viene uscente dalla lavagna, lo vedete? E la corrente concatenata con questa linea è pari a n volte I, perché vedete la corrente I buca la superficie in questa direzione. Vedete come si avvolge. Questo ho scelto questo orientamento in modo da ritrovarmi con i segni giusti. Altrimenti io stavo qualche segno meno da semplificare. Comunque saremmo arrivati chiaramente allo stesso risultato. D'accordo? Allora adesso consideriamo il tratto gamma, l'integrale su gamma C al primo membro, che scriviamo come integrale su gamma esterno A scala T di L meno l'integrale su gamma interno, gamma I, ottimo, scusate, H scala T di L. E questo abbiamo detto è pari a N per 2. D'accordo? Quindi in presenza di un avvolgimento la relazione diventa questa. Ora, questo primo pezzo è esattamente la tensione magnetica TAP. Questo secondo pezzo, vedete, è esattamente uguale a questo, l'ho lasciato a posto, vedete, proprio identico. Quindi facendo lo stesso calcolo trovo lo stesso risultato, ovvero la riluttanza per il flusso. Vedete, questa è riluttanza per flusso, uguale N per I. D'accordo? Ossia ancora, ma lo scrivo qui, TAB uguale R per Φ più N per I. Quindi vedete una relazione analoga alla precedente, salvo il fatto che abbiamo aggiunto le ampere speed del solenoide qui, secondo me. Bene, quindi abbiamo stabilito la relazione che c'è fra tensione magnetica e flusso per ciascuno di questi oggetti che abbiamo analizzato. Capiamo adesso cosa accade mettendo insieme questi oggetti. Un circuito magnetico è fatto dalla giusta opposizione, dalla connessione di più di questi oggetti. In particolare, ma li cancello prima. Questo lo cancello. Allora, in particolare, per esempio, potrei immaginare una cosa del genere. Avvolgimento alfa con alfa con alfa n con alfa, questo lo chiamo avvolgimento beta. Questo è il beta. Allora, vedete che in questo caso, per questo circuito magnetico che ora sto analizzando, posso immaginare di considerarlo come la giusta posizione di vari dei pezzi che abbiamo visto precedentemente. In particolare, vedete, se io in qualche modo identifico questa zona qui che ora vi sto tratteggiando, la indico con A,
con una zona di transizione, vedete che, altrettanto qui con uno, vedete che questo lo chiamo B magari, questo pezzo qui da A a B può essere inteso come questo, per esempio. Questo pezzo qui da A a, diciamo D, che questo da C, da A a D, dicevo, potrà essere inteso invece come questo pezzo qua, sostanzialmente. Questo pure lo... questo è, e questo vediamo F. Va bene. Allora, come trovo le relazioni che ci sono fra le varie quantità legate ai singoli pezzi che abbiamo fin qui analizzato? Allora, immaginiamo di fare questo ragionamento. Allora, per il tratto di circuito magnetico che va da A a B, posso individuare un flusso a questa sezione qua, per esempio con questa normale, e questo lo chiamo Φ con 1. Quindi Φ con 1 sarà il flusso magnetico che c'è nel tratto che va da A a B. Posso poi, voglio usare gli stessi orientamenti, okay, definire un flusso magnetico Φ2 nel tratto tra B e Φ3, Φ3 fra B e C, sì, ho fatto bene. Poi abbiamo Φ4, l'ho messo qui, così, Φ4, poi abbiamo Φ5, questo, qua, Φ5, Φ6 l'ho messo qui, con questo, ok, e Φ7 qui, con questo. Quindi ho per ciascun tratto del circuito magnetico individuato il flusso, che è ben definito per ciascun tratto, nel senso che a qualsiasi sezione è sempre lo stesso. Oh, quali sono le relazioni che intercorrono fra questi flussi? Magari, allora, adesso lo cancello. Allora, se io mi metto, per esempio, qui, a cavallo di questo punto che ho chiamato B, vedete? Questa zona l'ho chiamato B. Chiamo sigma con B la superficie che racchiude questa zona B, una superficie chiusa, la vedete? È un cubetto, va? Allora io posso applicare la sovrangialità di B a questa superficie. Che cosa mi fornisce questa relazione? Allora, quando faccio integrare su sigma B, che cosa mi dà? Allora, sigma B orientato con la normale uscente da, da sigma B, d'accordo? Quindi sarebbe questa la normale uscente da sigma B. Allora, questo tratto qui non dà contributo perché fuori dal, fuori dal circuito magnetico non c'è il campo magnetico. Questo, questo pezzo di superficie dà come risultato proprio Φ con 3, vedete? L'integrale di B su questo due. L'integrale di B su questa superficie dà proprio Φ con 2. L'integrale su questo pezzo di superficie dà meno Φ con 1. Quindi questo si scriverà meno Φ con 1 più Φ con 3 più Φ con 2 uguale 0. Bene, questo per quanto riguarda i flussi. Le altre grandezze che sono coinvolte in queste relazioni sono le tensioni magnetiche. Cosa possiamo dire sulle tensioni magnetiche? Allora, se io considero una linea chiusa fatta in questo modo, allora
considero gamma AB, lo considero gamma AB, scusate che è un disegno un po' pasticciato, gamma AB, poi abbiamo questo gamma, facciamo gamma ZE, poi facciamo gamma B. Io faccio una linea chiusa, gamma con C, uguale a gamma AB più gamma BE, vedete gamma AB più gamma BE meno gamma DE, meno gamma DE, meno gamma D. La vedete? E applico questa relazione che ben conosciamo a questa linea gamma C, la legge di Ampère a questa linea. Questa linea, vedete, non concatena corrente per come l'ho scelta, sono tutte linee esterne ai tratti in questione. Vedete, non c'è corrente concatenata da questa linea chiusa, quindi l'integrale è pari a zero. Beh, quando sviluppo questi integrali sui vari pezzi, l'integrale su gamma B mi dà proprio la tensione magnetica fra i punti A e B quando vado a sviluppare questi integrali. Quindi abbiamo T, A, B. L'integrale su gamma BE mi dà la tensione magnetica fra B ed E, T, B, E. Questo mi dà la tensione magnetica fra D ed E, e questo mi dà la tensione magnetica fra A e B. E questa sommatoria è pari a zero. Che cosa quindi ho scritto? Riassumiamo un po' quello che abbiamo scritto. Allora, abbiamo scritto una relazione del genere sul singolo pezzo senza avvolgimento, una relazione del genere sul singolo pezzo con avvolgimento, e queste relazioni che legano le tensioni magnetiche e i flussi. Beh, osserviamo che quello che abbiamo scritto, che sono le leggi di Hopkinson, appunto questo insieme di relazioni che abbiamo scritto, sono perfettamente analoghe a quelle di un circuito elettrico in cui ciascun tratto di materiale ferromagnetico è analogo a un resistore. Ciascun tratto di materiale ferromagnetico con solenoide è analogo a un generatore reale di tensione, e valgono delle relazioni analoghe alle leggi di Kirchhoff, alle correnti e alle tensioni, ma per i flussi e per le tensioni magnetiche. C'è una perfetta analogia. In altri termini, quello che vi sto dicendo è che per studiare questo circuito io posso considerare un circuito analogo costruito come vi ho detto prima, ovvero nel caso in esame, in questo modo. Adesso fatemelo disegnare e poi dopo lo commentiamo. Questo, vabbè, chiamiamolo, diciamo così, una notazione un po' più semplice. Questo è
le altre secondo, non le disegno tutte. Allora, che cosa ho fatto? Ho costruito un circuito elettrico in cui ciascun tratto del circuito magnetico è sostituito da una riluttanza. Ciascun tratto del circuito magnetico con un avvolgimento è sostituito da un generatore reale di tensione, diciamo così, serie fra questo è un generatore ideale M alfa e con alfa per, e in serie con la riluttanza R5 del tratto. E così per gli altri. E i collegamenti del circuito magnetico sono rappresentati da collegamenti del circuito elettrico analogo. Questo perché le regole che soddisfano i flussi e le regole che soddisfano le tensioni magnetiche sono esattamente implementate da questa topologia circuitale. Se io facessi la legge di Kirchhoff a questo modo, troverei esattamente questa relazione qua. Se io facessi la legge di Kirchhoff a questa maglia, troverei esattamente questa relazione qua. Chiaro? Come si arriva qui? Vi faccio osservare che gli orientamenti di questi generatori sono fatti con la regola della mano destra, nel senso che, per esempio, prendiamo questo avvolgimento alfa. Con la regola della mano destra, se io allineo le dita della mano destra con alfa, il pollice punta verso l'alto e io ho orientato il P verso l'alto. E così per lo stesso per l'altro. D'accordo? Allora, vi faccio osservare esplicitamente una cosa, un errore che è molto ricorrente, ovvero che quello che abbiamo disegnato alla lavagna, io lo chiamo circuito analogo, nel senso che mi dà la possibilità di studiare per analogia un circuito magnetico con un circuito elettrico. Ma quello che ho disegnato alla lavagna non è assolutamente il circuito equivalente della struttura, neanche lontanamente, non confondete queste due cose. Il circuito equivalente di questa struttura è un doppio bipolo, circuiti mutuamente accoppiati. Ne abbiamo fatto ieri uno simile, se vi ricordate. Quindi il circuito equivalente è un doppio bipolo, circuiti accoppiati. Il circuito analogo ci serve come strumento di calcolo per calcolare i parametri del circuito equivalente, ma non è il circuito equivalente. Quindi è sbagliatissimo, ve lo dico, perché succede purtroppo negli esami, è sbagliatissimo prendere un circuito in cui ci sono le riluttanze, tipo quello che ho fatto lì, che è un circuito analogo, e metterci dentro delle resistenze o delle induttanze o dei condensatori. È sbagliatissimo, perché concettualmente è sbagliatissimo. In particolare, per esempio, io posso usare questo circuito analogo per calcolare i parametri del circuito equivalente, come vi dicevo. Allora, meglio facciamo prima di fare un po' di pausa. Allora, cancello qui. Allora, posso cancellare qui? Allora, quindi di questa struttura possiamo dare un circuito equivalente in termini di un doppio bipolo, circuiti mutuamente accoppiati. Quindi il circuito equivalente sarà una cosa del genere. L alfa e L beta, che abbiamo chiamato alfa e beta i due avvolgimenti, ed N. Questo è il circuito equivalente di questa struttura. Questo circuito analogo mi permette di calcolare i parametri delle alfa e le beta m. Per esempio, possiamo fare, allora, L alfa a che cosa è uguale? Allora, già ieri abbiamo fatto calcoli di questo tipo. L alfa è definito come il flusso concatenato con l'avvolgimento alfa diviso la corrente con alfa quando i con beta è pari a 0. Questa è la definizione, no? Di coefficienti di autoinduzione del avvolgimento alfa.
flusso concatenato diviso corrente quando l'altro esprime. Questa è l'intenzione. Adesso, ok, allora questo adesso a che cosa vuole? Allora, questa cosa qui, guardiamo qui, L alfa è lambda alfa è il flusso concatenato con questo avvolgimento, che è pari a N alfa volte il flusso alla sezione. Perché vi ricordate, per fare questo calcolo dovremmo considerare la superficie liquidale che si appoggia al solenoide. Quindi verrà N alfa volte per il flusso alla sezione. Il flusso alla sezione è pari a quello chiamato φ con 5. Ma col segno, diciamo, col segno cambiato, perché con la regola a mano destra il flusso concatenato con questo avvolgimento si deve calcolare con questo orientamento qua. Trovate? Quindi qua avremo meno φ con 5 diviso i alfa quando il beta è uguale a 0. Ok? Adesso per fare questo calcolo, io mi servirò del circuito analogo che vi ho fatto vedere prima, in particolare per calcolare φ con 5 qui. Allora facciamo, cancello qui, faccio questo calcolo. Io devo dire i con beta uguale 0. I con beta uguale 0 vuol dire che questo generatore qua è spento. Questo nell'analogia è un circuito di tensione, cioè scusate, è un generatore di tensione. Quindi spegnerlo vuol dire cortocircuitare quando i con beta uguale 0. Questo vuol dire che il circuito di mio interesse diventa questo. Questo è N alfa φ con alfa, questo è φ con 5 e questo è, come l'ho chiamato, R5, R1, R2, R3. R6, R4, R7. Giusto? Fatto bene? Quindi ho preso il circuito analogo che avevamo calcolato prima, ho spento uno dei due generatori perché questo mi prescrive il calcolo che devo fare. E studio questa situazione. Beh, come faccio a studiare questo circuito? Questo a questo punto è un circuito elettrico a tutti gli effetti, è analogo al circuito magnetico, lo studio con le regole dei circuiti elettrici, perché appunto abbiamo visto che le regole sono le stesse. In particolare, vedete, queste tre riduttanze sono in serie e tutto in parallelo a questo. Quindi potrò semplificare il circuito in questi termini. Vabbè, facciamo un passo alla volta. Questo è N alfa I con alfa, questo è F5 e questo è R5, R1, questo lo chiamo RT e questo lo chiamo R7, dove RT, RT abbiamo detto è la serie di quelli con parallelo R2. R2 in parallelo, scrivo così sinteticamente, R3 più R6 più R4. D'accordo? Da questo circuito vediamo immediatamente che φ con 5, φ
qui con 5, a che cosa è uguale? Vedete? Sto studiando questo circuito. Questi sono tutti in serie, queste riduttanze qua. Quindi le sommo semplicemente. E poi per calcolare φ con 5, per come ho scelto l'orientamento, viene fuori meno nα φ con alfa diviso questa resistenza, questa riduttanza totale. Mi trovate? Ok? Vabbè. Adesso sostituisco questa cosa qui dentro, questo risultato lo metto qui dentro, e quindi troverò n alfa su i con alfa che moltiplica meno i con 5, quindi n alfa i con alfa diviso r1 più R5 più R1 più R5 R5 più R1 più R5 R7. Quindi questo meno φ con 5 l'ho calcolato in questo modo qua, d'accordo? Beh, semplificando con alfa viene qua n alfa al quadrato, n alfa al quadrato diviso questa cosa qui, questa, a questo punto abbiamo trovato il coefficiente L con alfa. Similmente si possono trovare gli altri coefficienti del circuito, per esempio L beta, lo lascio calcolare per esercizio. Il parametro M può calcolare per esempio in questo modo, come questo è il coefficiente di mutua induzione, no? Che ammette due possibili definizioni dell'uno verso l'altro, sono uguali. Si può calcolare con L beta diviso con alfa quando I con beta è pari a zero. Mi trovate? Chiaro? Allora, a questo punto io posso usare questo stesso circuito. Ah, questo per inciso si scrive. Si scrive meno φ6 per n beta. Diciamo n beta meno φ6 diviso I con alfa. Quando I con beta è pari a 0. Stesso ragionamento di prima, il flusso concatenato con l'avvolgimento beta è pari a n beta volte il flusso alla sezione, che è pari a meno φ6 con lo stesso ragionamento sugli orientamenti. Bene, per calcolare φ6 uso ancora questo circuito qui, ok? φ6 sarebbe questo qui. Cosa che si può fare, questo è φ5, con un partitore di corrente, cioè un partitore di flusso in questo caso. Vedete, se questo è φ5, esso si ripartisce fra R2 e questa serie, e quindi φ6 è pari a meno φ5, come ho calcolato prima, per... Allora, io devo calcolare questo, quindi al numeratore ci metto R2, diviso R2 più R4 più R6 più R3. Trovate? Ho fatto un partitore per trovare F6.
ci ho messo il segno meno, visti gli orientamenti difficili di quel fisegno. Quindi sostituendo, questo è pari. Allora c'è un meno per meno che diventa più, quindi diventa n alfa i con alfa per diviso, ci metto questo, r5 più r1 più rt più r7 per quella quantità, cioè r2 diviso r2 più r4 più r6 più r3. Ossia n alfa uguale alfa diviso, chiamiamo r cappello, tutta questa combinazione di riluttanze la chiamo r cappello. Faccio tutti questi calcoli, viene fuori una cosa dimensionalmente omogenea con la riluttanza al denominatore. Quindi tutto questo lo chiamato r cappello, 1 su r cappello. E quindi sostituendo qui abbiamo n beta diviso i con alfa per meno n alfa i con alfa diviso r cappello. Ho sostituito adesso a fi 6 quella cosa che ho calcolato prima, e quindi viene meno n alfa n beta diviso r cappello. Questo è il coefficiente di mutua induzione. Vi faccio osservare che in questo caso il coefficiente di mutua induzione viene negativo, cosa che non è vietata, già l'abbiamo commentato, perché dipende dagli orientamenti mutui che io ho scelto sui due avvolgimenti. Se avessi scelto l'altro orientamento su questo avvolgimento avrei trovato un coefficiente m positivo. Questo è tutto. Quindi, riassumendo, le leggi di Hopkinson regolano l'evoluzione dei circuiti magnetici in maniera perfettamente analoga ai circuiti elettrici resistivi, in cui ciascun tratto del circuito magnetico è sostituito da una resistenza, diciamo da una riluttanza che nel circuito analogo diventa una resistenza, e ciascun avvolgimento è sostituito da un generatore reale di tensione, nell'analogia che abbiamo visto. Le relazioni che ci sono fra flussi e tensioni magnetiche sono regolate da leggi analoghe a quelle di Kirchhoff. Quindi costruiamo questo circuito analogo che ci permette di calcolare i parametri del circuito equivalente della struttura. Ok? Allora facciamo un po' di pausa e riprendiamo l'attività.